Gentili amici, bentornati in questo video. Allora, questo è il vlog, il maxi vlog su Messina, che inizia adesso, lo farò in un paio di giorni perché voglio farvi vedere tutto ciò che c'è di bello a Messina. E questa è la mia macchina, la mia Mazda, e con questa vi porterò in giro per le strade del centro, della zona sud e nord della città. Il nostro viaggio per le vie di Messina inizia da qui. Ci troviamo in un posto chiamato Cristo Re ed è praticamente una passeggiata non sul mare ma sopraelevata. Infatti da qui si vede una magnifica vista panoramica della città che vedremo tra poco. Quindi iniziamo da qui perché qua riusciamo a vedere praticamente la maggior parte, il buon 70% della città. Tutto quello che vedremo da questa parte sarà la zona centro, tutto quello che vedremo di qui sarà la zona nord, e invece quello che di lì e noi non lo vedremo è la zona sud. Quindi divideremo la città in tre macro aree, praticamente centro, sud e nord. Invece se noi andiamo verso l'entroterra troviamo quelli che si chiamano i Colli Sarizzo, è un bosco praticamente dove le persone vanno a fare le scampagnate. Il centro è il clou della città, il posto diciamo che nel 70-60% dell'anno è super popolato, perché lì infatti si trova il centro storico, il Duomo e la passeggiata sul cosiddetto Viale San Martino, che potremmo chiamare Via dello Shopping, e poi invece vicino al Duomo possiamo trovare quella che potremmo tecnicamente chiamare l'Old Town, la vecchia città. Qui c'è il campanile, solo il campanile del Duomo, che è un pezzo storico che è molto 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 particolare perché ha un meccanismo interno di cui credo esista solo un altro esemplare al mondo. È doveroso anzitutto far vedere il punto panoramico, che è questo praticamente. In realtà è una strada molto molto più grande, infatti se noi andiamo da questa parte vediamo che di qui continuiamo a vedere sempre il panorama, e poi lì c'è proprio una vera e propria passeggiata. Il centro storico della città di Messina praticamente, quindi il porto, infatti c'è anche la nave da crociera. Questo qui in fondo, che stiamo andando piano piano a zoomare, è il famoso Duomo di Messina, che poi andremo a vedere in dettaglio. E qui invece questo agglomerato urbano è tutta la parte praticamente del centro. Questa zona è praticamente munita di panchine, di tante tante panchine, perché è una tradizione soprattutto durante il weekend, il fine settimana, venire qui a guardare non solo il panorama ma a prendere anche un gelato o qualcosa al bar. Dopodiché invece da questa parte, in punti strategici, praticamente sono stati installati questi visori, praticamente costa un euro, e da qui puoi osservare molto 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 da vicino il panorama della città. Da questo punto andiamo ad osservare meglio quella che è la nave da crociera adesso parcheggiata della Norwegian, e poi soprattutto andiamo ad osservare quella che è la Madonnina appunto del porto di Messina, che dicevo prima, che dà il benvenuto a tutti coloro che decidono di venire a trovarci praticamente in nave. Se ci spostiamo invece da quest'altra parte troviamo il panorama sulla zona nord della città. La zona nord della città è caratterizzata praticamente dal mare, infatti ci sono delle spiagge bellissime e si estende per quasi 10 km. Dopodiché alla fine troviamo il famosissimo pilone, che una volta praticamente consentiva alla Sicilia di avere l'energia elettrica, perché praticamente era collegato ad un altro pilone che c'è qui in Calabria e passava un grosso cavo
che ci consentiva di avere appunto l'energia elettrica. Adesso questi cavi invece passano sott'acqua, passano proprio sotto il mare. Prima di scendere però mi sembra doveroso farvi vedere anche il santuario di Montalto. Questa stradina per arrivarci è percorribile soltanto a piedi, non con la macchina, e si trova sempre vicino Cristo Re. Ecco il santuario di Montalto con annessa piazzetta del santuario. Riconoscete questo punto? Eh sì, questo è il Belvedere di Cristo Re, da dove eravamo prima. Qui c'è un altro bellissimo affaccio panoramico sul porto e sul centro della città. In dettaglio ecco il porto con la nostra bellissima nave da crociera Norwegian che è venuta a trovarci oggi. E da quest'altra parte eccoci di nuovo a vedere il Duomo e quella che io amo chiamare Old Town, cioè città vecchia praticamente. Pensate che tra un po' saremo qui, praticamente saremo proprio qua sotto. Ok, adesso entriamo proprio nel clou del centro storico messinese. Questa che stiamo osservando adesso è la Galleria Vittorio Emanuele, che è comunque un monumento storico recentemente ristrutturato ed è diventato un punto d'incontro e di riunione per tantissimi giovani. Si trova praticamente in una piazza che si chiama Piazza Antonello ed è praticamente questa. È divisa in quattro parti. Da questa parte troviamo la Galleria Vittorio Emanuele e poi da queste altre parti troviamo praticamente delle gallerie simili e sono sempre dei palazzi storici. Di questo ad esempio è utilizzato come università e altri invece sono utilizzati in altri vari modi, uffici eccetera. E questa è una via centralissima che ci porta al Duomo. Questa invece è una delle sedi municipali del comune di Messina. Ecco che siamo arrivati davanti al municipio, praticamente davanti al comune di Messina. E questa è Piazza Municipio. La cosa bellissima è che praticamente le navi da crociera si fermano proprio davanti a questa piazza. Ecco che andiamo a vedere da più vicino, proprio a una distanza molto ravvicinata, l'ingresso del municipio. Anche questo comunque è un palazzo storico, ecco perché a me piace chiamare questo posto Old Town. E poi la piazza qui è molto molto bellina, molto ben curata, e l'andiamo a vedere. Possiamo considerare questa piazza un altro punto di riunione del centro storico della città. Ce ne sono davvero tanti comunque. Il fatto che le navi da crociera praticamente arrivino proprio qui è una cosa finissima, una cosa molto particolare, perché in tante città il porto turistico, il porto croceristico è staccato dal centro, quindi occorre necessariamente prendere un mezzo, un qualcosa per arrivarci. Nel caso di Messina invece arrivi proprio qui in questa piazza e sei davanti al municipio e accanto al municipio c'è la cattedrale. Banale, ma ecco ancora una volta il municipio. Che la nostra amica, i nostri amici che sono venuti a trovarci oggi con la Norwegian Jade, mi sa che se ne stanno proprio per andare. Vedo che la nave sta per partire.